5 effetti top in DaVinci Resolve. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo 5 bellissimi e facilissimi effetti da applicare a tutti i vostri video. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma capolavoro DaVinci Resolve, link come sempre in descrizione per il download. Allora, 5 effetti ragazzi molto molto semplici ma molto molto d'effetto che potete applicare ad ogni vostro progetto in DaVinci Resolve. Ci stiamo addentrando piano piano nella conoscenza verticale di questo meraviglioso programma e lo stiamo facendo nella maniera più semplice e più efficace possibile, cioè andando a creare dei veri e propri mini progetti, mini effetti che voi potete applicare a qualsiasi vostro video. Allora, pagina di DaVinci Resolve, andiamo a cliccare sul nostro media pool, sulla nostra biblioteca. Io ho già importato queste 6 clip scaricate direttamente da Pixabay e da Pexel, ovviamente siti dai quali si possono scaricare, come sapete bene, materiali senza diritti d'autore, quindi tranquillamente utilizzabili. Allora, primo effetto che voglio farvi vedere oggi, l'effetto specchi. Quindi andiamo a prendere la nostra clip, andiamo a metterla nella nostra timeline, si crea in automatico il nostro, vedete la nostra timeline qua. Io ragazzi faccio sempre dei brevi recap, lo sapete bene, il mio modo di insegnare questo, però sapete bene che do anche cose per scontate. Ho fatto una playlist, c'è una playlist con già parecchi diversi video, tra l'altro c'è anche il corso completo di DaVinci Resolve all'interno del mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi e guardate la playlist DaVinci Resolve italiano. Allora, nostra clip. Allora, voglio andare a creare questa clip di 6 secondi, quindi tengo spinto il tasto Shift e mi muovo con la freccia direzionale destra e faccio 6 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl B, faccio un taglio, ok? Prendo questa parte, la parte rimanente della clip, un cancel, vedete, io ho tagliato la mia clip in 6 secondi, lo vedo direttamente da qui, lo vedo da qua, ok? Sono tutte shortcut da tastiera, ho fatto un video sulle shortcut da tastiera recentemente, ovviamente se l'avete perso potete andarvelo a rivedere nella playlist che vi dicevo prima. Allora, 6 secondi, voglio applicare il mio effetto specchi. Cos'è l'effetto specchi? Intanto chiudo il mio media pool e apro il mio pannello, vedete, il mio pannello degli effetti. Il mio pannello degli effetti, vado in Open Effects e qui posso andare a scorrere giù, ma vedete che qui ho la mia lente per la ricerca e scrivo specchi. Prendo, vedete, questo specchi. Come faccio ad aggiungere questo effetto alla mia clip? La prendo e direttamente la vado a posizionare sulla mia clip. Vedete che qui c'è un simbolo FX, vedete? Vuol dire che è stato applicato un effetto. Intanto voglio prendere la mia traccia audio perché non mi interessa e la vado a con backspace la vado a togliere. Faccio backspace, non cancel, perché cancel mi cancellerebbe anche la parte della traccia video. Questo perché ho ovviamente unlinkato, cioè vedete che non è selezionato questo tasto link, altrimenti cancellando la traccia audio mi cancellerebbe in automatico anche la traccia video. Molto bene, effetto specchi. Come faccio a modificare l'effetto specchi? Ovviamente avrete già immaginato, vado nel mio inspector, cioè nel mio Esplora, e vedete che io ho, selezionando la mia clip, vado al mio frame iniziale, vedete in video, ok, le mie ovviamente modifiche fisiche del video, ma se vado in effetti ho in automatico specchi attivato e posso attivarlo, disattivarlo. Vedete che se lo disattivo, lui in automatico vedete che attivando l'effetto mi ha creato un effetto specchio, vedete? Mi ha specchiato orizzontalmente, vedete, questa parte qui, vedete? Attivando e disattivando, attivo e disattivo l'effetto. Voglio però creare un effetto diverso, voglio andare a modificare, vedete, questo mio video, questa mia clip. E quindi cosa faccio? Faccio un angolo in questo, vedete che se io clicco questo angolo vado a modificare il riflesso, voglio andarlo a mettere a meno 90, cioè esattamente sopra, voglio fare praticamente un mondo riflesso verticalmente, ok? Una città riflessa verticalmente. Bene, ma così ovviamente non si capisce bene, vado in video e devo andare a spaziare, cioè andare a modificare sull'asse delle Y, ovviamente la distanza, no, di queste clip, e quindi vado così, vedete? Boom, vado magari qui finché i soli si toccano, boom, così si sfiorano, e vedete che questo ovviamente è un effetto che è applicato, se io faccio play a tutto il video, vedete, a tutta la clip, torno all'inizio, e posso andare ovviamente a giocare con tutte le mie, vedete, se io vado qui su effetti, con tutte le mie, i miei keyframe, quindi ad esempio posso fare una cosa del genere, posso andare a, ad esempio,
Quindi sia su video, sia su effetti che su video posso andare a modificare tutti i parametri di movimento e dell'effetto con i miei keyframe. Ad esempio, posso andare qui, ad esempio, sull'asse delle Y, andare a fare un movimento. Quindi al frame iniziale, vedete, seleziono al frame iniziale il keyframe e ovviamente che deve essere in questa posizione, e se io vado al frame finale, invece gli dico tu qui mi devi essere, ad esempio, così, quindi mi devi far toccare i grattacieli. Quindi, ad esempio, io avrò creato un effetto di questo tipo: Ctrl F, play con L, e vedete, vado a fare degli effetti dando questo effetto quasi di rotondità, no? Quindi veramente molto molto carino. Bene, chiudo l'Esplora, riapro il Media Pool e vado a importare la seconda clip per il mio secondo effetto. Quindi vado a prendere questa clip e la vado a portare esattamente qua. La porto esattamente attaccata, potrei anche staccarla. Anche qui voglio fare una clip di 6 secondi. Tengo Shift e freccia direzionale destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anzi, faccio di 5 secondi, visto che non è abbastanza lunga. Faccio un Ctrl B e taglio questa parte finale. Ok, mia clip di 5 secondi. Voglio andare a fare un effetto di rilevamento bordi. Effetto molto molto semplice, molto molto carino. Cosa devo fare? Vado a duplicare la mia clip con Alt, tengo spinto Alt e vado a, vedete, e tengo spinto la mia clip, la sposto in alto. In questa maniera ho duplicato, abbasso le mie tracce audio, tanto non le tratteremo oggi. Ho creato la mia, vedete, un duplicato, sono due clip esattamente identiche, una sopra l'altra. Vado ad agire sulla mia clip sopra, ok? È la clip soprastante, ovviamente, per il concetto dei livelli. Chi ha seguito con me, chi ha imparato con me Gimp, sa benissimo di cosa stiamo parlando, e andiamo ad applicare. Quindi chiudiamo la biblioteca, andiamo ad applicare l'effetto rilevamento bordi. Quindi qui cancello specchi e scrivo bordi, e vedete che mi vengono fuori gli effetti che contengono la parola bordi: nitidezza bordi e rilevamento bordi. Vedete, qui mi dà l'anteprima di cosa io vado a fare, quindi vado a prenderlo, vado a mettere nella mia clip superiore, attenzione, non inferiore ma quella ovviamente superiore, e vedete che mi ha creato questo bel effetto di rilevamento bordi. Ovviamente chiudo il mio effetti, vado a modificare la modalità di questo video, quindi vado sempre sul mio Explorer, sul mio Inspector, e vado a dargli in video. Vedete che qui in effetti mi dà in automatico il rilevamento bordi, come prima mi aveva visualizzato in automatico l'effetto specchi nell'altra clip. Qui mi visualizza ovviamente l'effetto che siamo andati a inserire in questa clip. Vado in video e vado a dargli una modalità di composizione, cioè di modalità di fusione livelli, di fusione clip, ok? Anche qui chi ha seguito, chi ha imparato Gimp con me sa benissimo di cosa stiamo parlando. È la modalità con la quale questa clip si fonde con quella sottostante. Andiamo a dargli un sovrapponi. Andiamo a dargli un sovrapponi, che è questa, vedete, e andiamo a dargli uno zoom. Andiamo a dare uno zoom, vedete, boom, così, vedete come si allarga, come si allargano i bordi. E andiamo a dare un bel 1,40, 1,390, va benissimo, ok. E poi in effetti io posso andare a modificare lo spessore dei bordi, posso andare a modificare la luminosità, più o meno luminoso, posso andare a modificare il gamma, quindi vedete. E andiamo a creare degli effetti anche di sfocature, se volete, per creargli un alone, ma direi di lasciarlo in questo caso a 0. E quindi proviamo a vedere cosa abbiamo combinato con il nostro effetto di rilevamento bordi con effetto zoom. Ctrl F, L, e avete creato questo bellissimo effetto che potete applicare a vostre anche parti di clip per enfatizzare un soggetto o un oggetto. Chiudiamo il nostro inspector e andiamo ad aprire di nuovo il nostro media pool e andiamo ad importare una terza clip che andiamo ad attaccare sempre qui. Ok, selezioniamo la traccia audio e con backspace la togliamo perché non ci interessa in questo caso. Comunque io vedete che qui ho disattivato il mio audio in riproduzione. Ok, se avete seguito il mio video, il mio corso sulla pagina edit, sapete bene che questo è solamente, silenzia solamente l'audio in riproduzione. Se andate ad esportare, se c'è un audio nella clip, lo ritroverete. Quindi in questo caso vedete io l'ho comunque silenziato. Allora, raggi di luce, effetto raggi di luce, chiudo la mia biblioteca, clicco su effetti, cancello bordi e scrivo raggi. Siamo sempre all'interno di OpenFX, ragazzi. Raggi di luce, vado a inserirlo qua. Vedete cosa mi ha creato? Boom, lui ha trovato la fonte di luminosità nel mio video, nella mia clip, ed è andato a enfatizzare quella parte. Ovviamente io dovrò andare poi ad agire sul mio Esplora.
E posso andare a modificare tutti questi parametri, quindi posso andare ad esempio ad aumentare la lunghezza, vedete dei raggi, vedete che bell'effetto, posso andare a dargli morbidezza, vedete quindi raggi più morbidi, c'è cioè più alone, vedete invece così sono più netti, io li lascio abbastanza netti, più o meno luminosi, vedete, gli vediamo magari una luminosità così, ok, e posso andare a modificare addirittura il colore, voglio dare delle, vedete, voglio dargli una luminosità verde, voglio dargli una luminosità rossa. Guardate, così magari più calda, guardate che bell'effetto che si può creare. E ovviamente adesso lo lascio sul giallo e ovviamente si possono, anzi lasciamolo sul bianco, e ovviamente questa variazione io la vado, vedete, faccio un play, la vado ad applicare a tutto il mio video, ok? Quindi rimangono ovviamente per ogni frame del video. Posso fare di più, posso fare ad esempio un aumento di luminosità. Ad esempio, io voglio che al mio frame iniziale sia più o meno come lunghezza qua. Ad esempio, anzi lo facciamo, facciamo la clip lunga anche in questo caso 6 secondi, quindi shift e freccia direzionale destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CTRL B vado a tagliare, quindi facciamo tutte lunghe 5-6 secondi, torno al mio frame iniziale e dico ok, tu qui come lunghezza mi devi essere attivo un keyframe, al frame iniziale mi devi essere lungo così come raggio. Bene, poi vado al mio frame finale, ad esempio, ragazzi, stiamo giocando con gli effetti. Quindi queste, perché facciamo questo tipo di esercizi? Perché questo tipo di regolazione, questo tipo di modo di ragionare, ok? Quindi di andare a modificare per keyframe gli effetti, voi potete andarlo ad applicare a qualsiasi vostro effetto. Quindi, visti questi effetti, voi potete andare a giocare e a prendere la vostra fantasia per andare a modificare tutti gli altri effetti, quindi andarli a provare ed ampliare così il vostro bagaglio di effetti possibili da applicare ai vostri video. Quindi oltre al mio mantra che sempre vi dirò, che è quello di tempo uguale dettaglio uguale risultato finale, un altro mantra che introduco da adesso in poi è che in DaVinci Resolve l'unico limite è la vostra fantasia. Bene, allora, quindi qui nel frame finale voglio invece che la lunghezza sia così, ok? E magari gli dico al frame iniziale tu anche come luminosità mi devi essere così, mentre al frame finale tu mi devi essere un po' più luminoso, quindi mi devi essere così. Cosa sono andato a fare? Andiamo a vedere. Sono andato con Ctrl F, L per play, sono andato, vedete, progressivamente ad aumentare, vedete, ad aumentare la mia luminosità nella mia clip. Quindi è veramente molto, molto, molto carino. Ctrl F, torno indietro. Chiudo il mio Esplora, apro il mio Media Pool e vado a prendere la mia successiva clip, che è questa, e vado in questo caso, anche in questo caso, così abbiamo, così aumentiamo la nostra sensibilità di lavoro e di editing in DaVinci. Seleziono la mia traccia audio, clicco Backspace e anche in questo caso faccio la clip lunga 6 secondi, quindi Shift e freccia direzionale destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CTRL B, taglio questa parte e agisco sulla mia clip. Vado al frame iniziale, in questo caso voglio creare un effetto bagliore. Quindi chiudo biblioteca, effetto, cancello raggi, bagliore. Il bagliore, ragazzi, prendo e inserisco sulla mia clip, quindi stiamo già imparando veramente bene come inserire gli effetti nelle nostre clip. Il mio effetto bagliore cosa mi farà fare? Mi prenderà queste luci e andrà ad amplificare l'effetto bagliore. Esplora e andiamo a modificare, vedete, il nostro effetto. Il nostro effetto che possiamo andare a modificare, vedete, per diffusione. Vedete più o meno il rapporto orizzontale verticale, vedete come, guardate come a livello orizzontale, vedete, boom, lui va ad amplificare il mio raggio, posso andare anche a farlo verticalmente, vedete, ma in questo caso ovviamente è meglio orizzontalmente. Qui posso andare a ovviamente variare la luminosità per le varie, per l'RGB, quindi per i vari colori primari, posso andare a fare un gain, ok, vedete, di intensità, vedete. E ovviamente tutte queste modifiche io le vado ad applicare a tutta la mia clip, vedete? Guardate che bello, così come è molto più drammatico, no? Quindi molto molto carino. Vado al mio frame iniziale e anche in questo caso io posso fare una cosa del genere. Posso andare nel mio frame iniziale, clicco sul keyframe, sul gain, e quando sono al mio frame finale, ad esempio, posso andare ad aumentare il mio gain. Vedete? Posso andare a fare una cosa di questo genere, posso andare anche a nel mio frame iniziale magari vediamo il gamma, sì, il mio gamma all'inizio sarà così, mentre nel frame finale sarà, il mio gamma sarà invece così, quindi vado a modificare la mia,
il mio gamma e il mio gain, quindi andiamo a frame iniziale e andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Vedete come aumenta pian piano la luminosità, vedete, del mio bagliore, quindi potete applicare questi effetti tranquillamente ai vostri clip dove ci sono delle fonti luminose. Chiudiamo Explorer, riapriamo il nostro Media Pool, vado ad importare in questo caso due clip, questa clip, la prima, e vado a crearla di 5 secondi, anzi di 6 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto ormai sappiamo come fare. Cancello la mia parte finale della clip, prendo quest'altra, la vado a mettere qui esattamente attaccata e anche questa la faccio di 6 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a cancellare la parte finale della clip perché ho importato queste due clip. Vedete come sono queste clip? Le vediamo nel viewer. Vedete, se io la vado a scorrere, questo è un pallone che gira verso destra e questo è un mondo che gira verso destra. Vedete perché ho fatto questo? Perché sono due video simili come forma. Vedete un mondo e un pallone perché voglio creare un effetto morphing, cioè un effetto di passaggio dolce. Ok, di trasformazione, diciamo, da un video all'altro. Lo potete fare ovviamente quando ci sono delle forme simili. In questo caso vedete però che il mondo è più grande rispetto al pallone, quindi io vado a prendere questa mia clip, anzi, la vado a duplicare alla mia clip, la vado a mettere sopra questa in maniera tale da avere la stessa dimensione. Quindi vado qui. Stiamo giocando con le clip, ragazzi. Vado su Esplora, vado su Opacità e la rendo, vedete, meno opaca in maniera tale che io possa vedere la parte di video sotto e vado a fare uno zoom, che è in maniera tale da rendere il pallone alla stessa grandezza più o meno del mondo. Bene, fatto questo, chiudo l'Esplora, cancello questa clip con backspace, prendo la mia clip zoomata e la vado a mettere esattamente qua, quindi avranno, vedete, la stessa dimensione. Ho fatto questo perché adesso io voglio andare a fare una transizione di passaggio, quindi non più effetto, ma è una transizione video che crea un effetto. Quindi vado a mettere una transizione qua in mezzo. Ovviamente dovrò creare lo spazio per la transizione, quindi vado nella mia modalità trim, modalità ritaglio, e vado a, vedete, vado a accorciare la mia clip iniziale, vado a accorciare la mia clip finale, la mia seconda clip, vedete, in maniera tale da avere una parte per la transizione. Vado su effetti, vado non più in Open Effects, ma vado in transizioni video e vado a prendere stacco dolce. Lo stacco dolce lo vado a mettere esattamente qua a metà, vedete, da una clip all'altra lo vado a mettere esattamente qua. Quindi il mio stacco dolce cosa mi farà fare? Mi farà fare uno stacco di questo tipo, vedete? Ops, vedete? Vedete che tipologia di morphing? Adesso chiaramente ci ho messo un po' a renderizzare. Posso ovviamente andare, chiudo il mio effetti, posso andare ovviamente a, faccio uno zoom qua, vedete, uno zoom del dettaglio della mia transizione, posso andare ad aumentare o diminuire la mia transizione selezionandola, quindi vedete qui la mia transizione è di 1 secondo, ma io la posso fare anche ad esempio di 15 frame, ad esempio 14 frame, facciamola di 16 frame e vediamo come viene un passaggio, vedete, di morphing dal pallone al mondo. E posso dopo andare a fare con la mia modalità di selezione, vado a selezionare tutto, faccio tasto destro e nuova clip composta, vedete, nuova clip composta, gli do un nome, adesso lascio il nome Compound Clip 1, creo, mi crea una clip unica, vedete, se io faccio uno zoom complessivo, vedete che mi ha creato questa clip unica, che io vado al frame iniziale, vado a riprodurre con Ctrl F, faccio uno schermo intero e clicco su L per play, vedete che lui mi fa l'effetto morphing con lo stacco dolce, vedete? Wom. Bellissimo effetto di morphing che potete applicare a tutte le vostre clip che abbiano ovviamente una forma simile, ok? Bene, torniamo al nostro DaVinci Resolve. Abbiamo imparato 5 effetti veramente veramente molto molto carini, molto semplici, ma la cosa che abbiamo imparato a fare è stata quella di imparare a usare gli effetti e soprattutto andare a cercare di modificare questi effetti attraverso i nostri keyframe, quindi dargli più movimento, dargli più creatività. Quindi potete applicare questo concetto di applicazione degli effetti e modifica degli effetti stessi tramite keyframe ad ogni vostro video, ad ogni vostra clip per renderli più belli, più interessanti, più dinamici. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che questo corso di DaVinci Resolve vi stia piacendo. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_ron_academy, e noi, ragazzi, come vi dico sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.